Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati su Realms of the Haunting. Allora, sono riuscito a uccidere appunto gli scheletri. Qua ho scoperto anche che appunto qua possiamo appunto andarci, quindi si vede che l'acqua è talmente bassa. E andiamo avanti, andiamo a vedere che cavolo nasconde ancora questo luogo. Abbiamo trovato una statua. Qua abbiamo delle fiale per la salute. Cioè, abbiamo trovato un il piedistallino, quello che va messo ah, ma ce n'erano anche altri? Merda, ma come? No! Ma non erano tutti morti, scusate, ma io veramente non riesco a capire questa cosa. Che cazzo? C'è di questi affari ancora. Allora io direi di tornare indietro. Forse ci manca però un serpente, ho paura, sapete? Pure ci manca un serpentello. Perché tanto. Allora, quindi, comunque, ricapitolando, nello scorso episodio abbiamo incontrato Alf, che è dalla nostra parte, che ci vuole appunto aiutare, però ha detto che sì, due nemici, non uno, due, sono contro di noi, quindi ci sono avversi. Arriverà anche un'altra persona, però, in nostro aiuto, quindi dobbiamo fidarci. E che ha perso, però, lui due oggetti. Quindi bisognerà ritrovarli, no? Questi oggetti di Alf. No, qua non c'è nulla. E allora torniamoci indietro. Lo sto controllando perché magari. Aspetta, no, magari uno va avanti e poi non gli manca un oggetto. Però non mi pare che mancano oggetti. Voi che dite? No, ok, perfetto. E nulla, allora a sto punto. Immagine di un cavaliere, Andiamo senza indietro, nome. torniamo indietro, torniamo a casa. Ah, ovviamente sto continuando la registrazione dalla scorsa volta, almeno che così, per questa settimana, cioè appunto la settimana in cui state vedendo il filmato, almeno siete a posto voi con i video. E io poi posso registrare tutta la camera, non devo fare le corse a registrare, bastardo. A registrare di nuovo perché magari non ho materiale da mostrarvi. Ah, ecco perché è una trappolona, una trappolona. Ora ho capito perché. Allora, bisogna passare di qua. Ah, io vado, torno tutto indietro. Perché. Ora sicuramente ce ne manca uno di quei serpenti. Però voglio comunque provare ad andarci. Andare lì a. Forti. Quanti colpi servono? Due non credo. Due non penso, forse tre. Vediamo un po'. Me l'ho mancato. Merda. Ah, ma cadi tu? Ho sbagliato tantissimo. Ma vaffanculo. Accidenti, a me mi rimanga anche incastrato. Mi rimanga anche incastrato. Allora, vieni tu qui. Vieni qua. Maledetto vigliacco. Vieni. Oh. Che cazzo di. Cercava di scappare, di nascondersi. Però chi è questa persona? Cioè, io lo so perché ricordo ovviamente chi è. E tra l'altro dovremmo anche incontrarla in questo episodio, credo, sapete? Ora però che stiamo facendo tutto quanto a ritroso, noi stiamo di nuovo incontrando nuovi nemici. Quindi mi fa l'idea che la direzione è quella giusta. Di andare, di tornare tutto quanto indietro. Perché l'altra volta non c'erano, quindi.
Sì, vabbè, ciao tu, eh. Allora, qua bisogna di nuovo fare così. Ok. E torniamo alla biblio, cioè all'ufficio, insomma, di cosa che però filmato, attenzione. Un altro filmato. Salve. Ma io ti conosco, non è vero? Boh, non lo so, se non lo senti Adam. Salve a lei. Che cosa curiosa sono i sogni, non è vero? Sì, ha voglia. Se lo dici tu. Eh no, sì. Scusami. Non intendevo spaventarti. Più che altro sei amica o nemica. Forse posso essere d'aiuto. Aiuto? Senti, mi sono fatto 2 ore in taxi. Che vuoi siano? Sto fuori dal mondo. Non so perché sono qui. Sento freddo, sono bagnato. E vabbè. Vogliono uccidermi e il colmo è che esco adesso da un colloquio avvincente con mio padre. E fin qui non c'è niente di strano. No. Se non fosse che lui è morto. Già. E tu credi di potermi aiutare? Va bene. Se è così che la pensi. No, scusami. Non intendevo questo. Lo so cosa volevi dire. Ricominciamo da capo? Perché no? Va bene. Sono Rebecca Trevisan. Rebecca. Piacere, Rebecca Trevisan. Adam Randall. Lei è Rebecca. E molto probabilmente è quella che Alf diceva che l'altra persona aiuterà. Saper leggere il pensiero, la telepatia, chiamala come vuoi, è un dono. E io sono qui per aiutarti. E ti serve aiuto, no? Non lo so cosa mi serve. Adam, non puoi andartene. E perché? Qui è in ballo più del destino di tuo padre. Perché l'ha seguito dentro, rincoglionito. Ecco perché non te ne puoi andare. Non potresti tenere già andata a quest'ora. Forse. Ma so una cosa. Qui sta succedendo qualcosa. No. Qualcosa che interessa a noi due. E le risposte sono in questa casa. Va bene. Ok, quindi abbiamo fatto l'incontro di Rebecca, credo. Nuovo capitolo, capitolo 3, custode del tempo. Allora, credo che Rebecca sia l'altra persona che Alf ci ha detto. No, vi ricordate? Dice nello scorso episodio, dice, un'altra persona verrà in tuo aiuto. Quindi credo che sia lei, l'altra persona, diciamo. Allora, abbiamo, però ce ne manca uno, mi sa, di serpente, ho paura. Ce ne manca uno. Non funziona. Dove possiamo andare, però? Non credo da molte altre parti. Magari lei dovrebbe, tipo... porca troia. Questi non c'erano prima, Le porte! Merda! Le porte... non hanno più il simbolo sopra! Quindi possiamo esplorare davvero? Allora, questo dovrebbe essere un portale, un teletrasporto, ci andiamo dopo. Prima voglio esplorare qua nei dintorni per vedere... Chiuso. Chiuso. Allora, accendiamo la luce. Ha una fiala? No, cos'è questo?
questo è un vaso, mi sa. Vaso in ceramica. Perché c'è sta musica, porca miseria. Ah, no. Madonna. Sì, ma è un labirinto però, ragazzi, sto posto. E quante cavolo di porte c'è? Ah, ok, la stanza di prima. Questo dove porta? Completamente attaccato. Questo mi sa che... Questo arazzo ha visto tempi migliori. Questo simbolo emana luce. Credo che serva a tenere dentro noi o a tenere fuori qualcos'altro. C'è qualcuno che ride qua dentro. Non si sposta. No. Quindi qua bisognerà tornarci dopo, credo. Oh merda. Vaffanculo, accidente, sto movimento che è fatto male del gioco. What? Elmo antico di cavaliere. È molto stilizzato, che strano. Non riesco a capire a che periodo appartiene. L'abbiamo preso. Ah, giusto. Devo far vedere delle cose interessanti. Abbiamo noi, Adam. Con questa, questa... Che non ha molto senso, però... Nostro padre. Il giorno di tuo padre. Riflessione. Noi cosa siamo, scusa? Riflessione, sì. Guardami le mani. I segni sembrano ustioni, ma non mi fanno male. Non capisco. Adam, c'è un potere collegato ai segni e a quello strano oggetto che hai trovato nel mausoleo. Il penitenziale. Quindi abbiamo adesso la conferma da lei che quello è il penitenziale. Com'è che però lei fa sapere che quello è... Cioè, ci ho appena conosciuti. Va bene. Cioè, però, insomma, un po' di dubbio. Il sarcofago, what? Parlane. Il sarcofago, credi che ci sia qualcosa dentro? Non sono sicuro di volerlo scoprire. Se il coperchio si aprisse come una porta, ci sarebbero dei segni rivelatori sulla pietra. Mm. Cerniere o qualcosa del genere. Comunque c'è qualcosa. Ci sono dei poteri e sembrano collegati a stasi, movimento e grandi distanze. Mm. Una sorta di associazione runica. Ok. Poi abbiamo Alf. Sai niente delle reliquie sacre? Ah, parliamo con lei, che figata. Da buon cavaliere del mondo antico, Elf ha con i suoi strumenti un vincolo più forte delle parole. Sì, ma lei non lo conosce. Ok, che sicuramente per spiegare la lore e tutto quanto del gioco. Però lei cosa cazzo ne sa che l'abbiamo appena conosciuta? A meno che sa qualcosa che noi non sappiamo. Che cosa sai dei cavalieri di Falchir? Una volta ho letto di una battaglia combattuta da un gruppo indipendente di Templari e un gruppo di cavalieri. Mm. Credo fossero quelli dell'ordine di Falchir. Ma non so bene dove si è svolta la battaglia. Ok. Quindi c'è stata effettivamente una battaglia. Secondo te cosa intendeva dire Alf quando ha parlato di andare con occhio vigile? Non è ovvio. Guarda il mio ciondo. Quindi vai con occhio vigile per dire... Vai insieme a Rebecca che è qui per darti una mano. Ok, e fin qui ci siamo. Ali d'angelo? Significa qualcosa per te, Rebecca? Dovunque esista il male, c'è sempre la luce. Forse non è niente, ma io credo che le sue parole stiano a indicare un luogo o un oggetto collegato agli angeli. Ok. Spada del drago. La spada del drago. Levata in alto come un faro. Le storie dei draghi sono molte. Viene in mente quella della lotta tra San Michele e Lucifero durante la caduta del paradiso. Ok. Viaggio alla torre. Ha parlato di un viaggio alla torre. Non ne sono sicura, ma non mi ricordo che la casa avesse delle torri. Ok. Sembra che Alf mi voglia aiutare. Mm. Posso fidarmi di lui? Ho bisogno di fidarmi di qualcuno per non impazzire. Vai con occhio vigile, le ali degli angeli, la spada del drago, il viaggio alla torre. Che cosa significa? Ok, molto molto carina questa cosa, non avevo... Cioè che dai, Rebecca? Non sapevo che si poteva interrogare la gente così. Potresti dirmi da dove vieni? Spero che non ti dispiaccia. Da molti posti. Sono docente universitaria, quindi mi sposto parecchio. Interessante. Tua famiglia? Rebecca, hai famiglia? L'avevo, molto tempo fa. Oh. Me la ricordo appena.
E tu, Adam? Hai altri parenti? Già. Ma rispondiamo perché solo no. Solo mia madre. I miei genitori si sono separati quando ero piccolo. Come mai? Ma diciamo, delle volte sì. Le persone diventano distanti. Papà si dedicava sempre più alla chiesa che alla sua famiglia. La mamma è tornata a casa sua, in Canada. Da allora papà l'ho visto molto poco. L'ho incontrato per poco tempo 4 anni fa, perché facevo uno scambio tra studenti. Era cambiato molto, ma era troppo tardi per tutti e due. Non è mai troppo tardi, Adam. Sembri la voce dell'esperienza. Che possedi hai, Rebecca? Bella dimostrazione del paranormale. Riesci esatto. Solo a leggere nel pensiero? Sai far muovere le cose, proiettare i pensieri, piegare cucchiai? Esistono molti aspetti del paranormale, Adam. Molte cose che si dovrebbero conoscere. Sensitivi, facoltà X, intuizione, noosfera. Cosa vuoi sapere? Porca troia, quanta roba c'è da parlare di lei. Minchia. La psicochinesi è l'influenza diretta cinesi, di no, chinesi, fisico, inglese, sicuramente. Di alcuna energia fisica nota. Dimensioni? Nel mondo reale noi vediamo intorno a noi uno spazio tridimensionale. Molti pensano che il mondo psichico abbia 4 dimensioni. La quarta è un posto in cui un singolo può spostarsi da un luogo all'altro. Ok, interessanti. Sogni lucidi. Nei sogni lucidi il soggetto sa che sta sognando e può decidere se continuare il sogno o interromperlo. Quindi il sognatore praticamente dirige il sogno. Molto interessante. E voi avete mai fatto di sogni lucidi? I sensitivi sono quelli che sono sensibili ad impressioni in genere non percepite da una persona normale. Queste persone sono note come soggetti medianici. Facoltà X. La facoltà X è il potere mentale usato per rallentare la presa che l'ambiente circostante esercita sulla nostra attenzione. Il potere può essere usato anche per acquistare consapevolezza di altri luoghi, altri tempi e altre realtà. La noosfera, cioè la sfera della conoscenza, è una parola che indica la rete di pensiero che, secondo alcuni, circonda la Terra e collega tutti gli uomini. Però c'è una cosa che lei non vi ha detto. Se vi sta piacendo il video, di lasciare un commento, un mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella in modo da non perdervi nessun video. Questo Rebecca non ve l'ha detto. Questo è il ciondolo. Il ciondolo di Rebecca. La sento stranamente vicina. Ok, niente. Molto molto carino, molto interessante questa sorta di interazione appunto che c'è. Guarda là dov'è che siamo. Wow. Wow. Abbiamo fatto il giro praticamente. Chiaro. E niente, allora mi sa che dobbiamo andare per forza là. Cioè interagire con quello. Che appunto non... Dov'è che era? Di qua. Con questo affare qua. No, ma dentro... Credo che quassù ci sia una piccola apertura. Abbiamo qualcosa che possiamo usare o metterci dentro? Boh. Non lo so. Non credo alla scatola di fiammiferi. L'elmo da cavaliere? Possibile? Credo che quassù ci sia... Abbiamo qualcosa che possiamo usare o metterci dentro? No, niente elmo da cavaliere. Lo scudo. Abbiamo qualcosa che possiamo usare o chiave una chiave può darsi. Abbiamo qualcosa che possiamo usare. Cavi dello studio, non credo. Abbiamo qualcosa che possiamo usare o metterci dentro. Frammenti e sigilli, fermi. Abbiamo qualcosa che possiamo usare o metterci dentro. Che ne pensi di questi frammenti? Che cavolo so. Sembra questi. Che abbiano un potere interno. Non ti sbagli. Una volta in questi era contenuta una straordinaria magia.
Anche se i residui sono deboli, l'impronta è accecante. Questi frammenti hanno dei segni che sembrano occulti. Rune o qualcosa del genere. Sono simboli occulti, sigilli destinati a catturare l'essenza o la qualità di un potere spirituale. Un simbolo magico che possiede un potere tutto suo. Vabbè, comunque... Che cacchio dobbiamo metterci dentro, ragazzi? Non c'è nulla. Abbiamo qualcosa che possiamo usare o metterci dentro? Ok, allora... facciamo così... Qua non ci siamo ancora stati, ragazzi. Mi sa, so cos'è. Una cartina. Ma di quale posto? Una cartina, ha detto. Fa vedere. Pianta delle caverne. Motto. Ok. Boh, sarà qualcosa sicuramente da... di andare più avanti, più a fondo, sicuramente. What? Pezzo di cristallo grezzo. C'è un potere, un'aura magica che lo circonda. Possiamo prenderlo, ma non credo. La mia mano non brucia. Ehi, qui c'è qualcosa. Una specie di piccolo cristallo. Allora, è questo che bisogna mettere dentro lì. Cartina dell'Europa. Danneggiata dal fumo. Che abbiamo preso? Cristallo. Cristallo grezzo. C'è un potere. Un'aura magica che lo circonda. Pezzo di cristallo. Ok, sicuramente bisognerà mettere questo all'interno del... tanto non mi sono anche dimenticato di... no, che cavolo dico, avevo già salvato. Facciamo... Boh, facciamo... Possiamo, mettiamo fede... Secondo me bisogna mettere questo all'interno là di quella sfera, anche perché non, porca troia. Madonna, aspetta, sti maledetti bastardi. Ok. Madonna, era il candelabro, pensavo era un nemico lì che mi stava per attaccare, guarda. E bisognerà mettere questo sicuramente qua dentro. E infatti, attenzione. Ma non eravamo in un'altra stanza totalmente diversa in Egitto, siamo? Ma ci ha teletrasportato, cioè una sorta di teletrasporto, perché cacchio siamo in Egitto ora? Primo, secondo, dov'è Rebecca? Perché siamo soli? Boh. Io ne so quanto voi, ragazzi. Che poi un altro ora. Nemico o amico? No, è vivo. Occhio, Adam. Ah, Madonna. Il tempo che scorre riconosce il tuo spirito. Che vuol dire? Non c'è nessuno qui oltre a noi due. C'è anche Rebecca, ma non so dove cacchio è sparita. E tu chi diavolo sei? Ho nomi diversi nel tempo. Tu chiamami Gnar. Gnarlo, Gnarlo. Gnarlo. Che razza di nome? Calma. Allora, hai nomi diversi in tempi comunque, diversi. Ma ve lo dico dopo, Ma che fai? Viaggi nel tempo? No, io resto fermo. È il tempo che viaggia. Io esisto in ogni punto di ogni mondo.
fidati del tempo. Dimmi perché sei venuto qui. Ne sai quanto me. La chiave del tempo e della realtà è questo che cerchi, vero? Chiave del tempo e della realtà. Uno strumento che impone alla stessa struttura dell'universo di inchinarsi alla tua volontà. Uno strumento che ti trasporterà in altri mondi, alla torre stessa, giovanotto, alla torre. Calma. Che torre? Alla torre. Il luogo di mezzo di oltre. La torre è il nesso tra tutti i mondi. Quindi la torre esiste. Ok. Dammi una chiave a sto punto. Una chiave così mi potrebbe servire. Dov'è il tranello? Lo devi cercare, o mortale lineare. Mortale lineare. Per ricevere la chiavetta devi superare una provetta. Aspetta a parlare di cose a caso. Un segno te l'ho già dato. Aspetta, allora, a parte ve lo dico già ora. La voce è quella del tizio che abbiamo incontrato, del prete che poi abbiamo rincontrato e che ci ha buttato addosso gli scheletri. Magari il doppiatore è lo stesso, appunto, per risparmiare sul budget, però la persona è diversa. A parte il fatto che ha cominciato a parlare in rima tipo Killer Bee di Naruto, però ha detto che questa torre esiste, che è il nesso tra i mondi. Ok, quindi probabilmente con la torre noi possiamo viaggiare in altri reami, e qui appunto il nome è Realms of the Haunting. Però lui dice la chiave no, devi superare una prova. Vabbè, siamo pronti. Che dovete che stiamo a fare qui? Va bene, ma fatto, la frivolezza mi stufa. Ti avevo detto di fidarti del tempo e l'hai fatto. Prendi due maschere dal balcone. Ok. Ah, e lui è sparito, perfetto. Allora, queste due maschere, ve lo anticipo di già, perché cazzo sono. Queste due maschere serviranno per utilizzare un portale e lo utilizzeremo molto, molto spesso. Fidatemi, lo utilizzeremo molto spesso, questi due oggetti. Che sono questa maschera. Due maschere. Gnar me le ha date dicendo che erano chiavi del tempo. Ok, quindi comunque ci ha aiutato. Sì, certo, ma ormai non mi sorprende più niente. Proviamole e vediamo. Ok, comunque a quanto pare questo Gnar sembra che è dalla nostra parte, comunque è neutrale, non si sa bene cosa, come. Però non capisco perché siamo in Egitto, no, addirittura, cazzo. In Egitto. Fermi un attimo, in Egitto un secondo. C'è una sfinge, c'è un fossato, non so se un Egitto è un'altra, o un'altra dimensione del cosmo. Qua non c'è nulla, vero? No, peccato. Allora, vediamo se possiamo tornare indietro. Ok, se possiamo tornare indietro. Quindi abbiamo due maschere, una per noi e una per Rebecca sicuramente. Ma Rebecca non è venuta, quindi... nuovo capitolo 4, racconti della torre. E direi anche di chiudere qua questo episodio, però vorrei sentire un attimo Rebecca prima di chiudere cosa ha da dire su queste maschere. Forse siamo soltanto noi andati in quella dimensione, magari abbiamo visto appunto questa cosa. Cosa pensi delle maschere che ci ha dato Gnarl? No, lei c'era allora. Le chiavi del tempo e della realtà. Sono oggetti con il potere di portarci fino alla torre. Ok. Ok, quindi servono, questi oggetti servono. Eccolo qua, Gnarl. Molto, molto strano. Strano individuo? Già. Chissà chi è veramente Gnarl. Ha detto che nei tempi ha avuto molti nomi, solo per te, Gnarl. Un nome diverso per ciascuno. Forse questo spiega il suo amore burbero. Funzione di Gnarl. Secondo te che ruolo ha Gnarl in tutto questo, Rebecca? Non sono sicura, ma potrebbe essere un potere neutrale. Vedi, anche quello che ho detto io. Siccome lui, allora lui non ci ha detto che è né il nostro alleato, come appunto ha detto immediatamente Alf, né che è contro di noi. Quindi ci ha aiutato, è vero, però secondo me è neutrale, cioè sta nel mezzo. Ci aiuta, ma non le frega nemmeno più di tanto. Ok. Gnarl mi ha dato due maschere per la torre. Chiavi del tempo e della realtà, ha detto. Il tempo era il viaggiatore e lui la costante. Verità, inganno o balla colossale?
Allora, io direi che intanto, a parte dobbiamo trovare questo luogo, perché non so dov'è che si trovano. E comunque, per il momento, direi che, visto appunto anche l'ora, possiamo salutarci qua. Però io non ho trovato ora questo posto. Cioè, ci manca un oggetto a noi. Non ha senso nemmeno ora. No, secondo me abbiamo mancato un qualcosa, secondo me. Abbiamo mancato qualcosa, comunque poi lo vedrò io. E quindi, tanto salviamo, grazie per aver visto anche questo episodio. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!